Oh, avevo proprio voglia di incazzarmi come una bestia. Quindi giocherò a FIFA. Per un altro video di FIFA arriviamo a 7777 like. Oggi siamo qui, ragazzi. Io ci sto veramente giocando molto tanto parecchio a FIFA. Tant'è che sono arrivato oro 3. Per questa settimana ho deciso. Arrivo al peak di 2 IF. Perché tanto fuori classe 3 non ci arrivo, dato che ho una squadra di dementi. Ho già giocato tipo 300 partite a FIFA, però non facendo compravendita e non spacchettando, perché all'EA quest'anno i miei soldi non glieli do, pezza di... A tal proposito, come sapete, chi non collabora con l'EA di solito collabora con i siti di crediti. Quindi ho avviato la collaborazione con FootGamer. E tra l'altro stanno facendo un contest su Instagram da 2 milioni di crediti. Quindi se vi va passate anche dal loro Instagram. Dopo vi faccio vedere anche il nuovo sito, ma prima facciamoci una partita. Ah signori, io direi di partire subito con la prima partita. Io ho quest'aia. Oh, va che roba. Aubameyang Potiem, Lucas Potiem, vabbè. Pezzente. Che è iniziata? Io parto subito con la mia tattica offensiva. Dopo se me la faccio vedere anche le mie tattiche. Siamo con Harry Kane, l'uragano Pierre, mamma mia come danza sul pallone. Pierluigi, non dobbiamo prendere che scoreggio che tira. Ci sono, no, ragazzi, ma abbiamo un problema. Ok, Dembélé, Socrates che la passa giustamente a Fabinho. Lukaku tira, però lui col piede destro. Palla mia. C'è Fred che contrasta con lo script. Socrates che limona Dembélé, perfetto. È tipo qualcosa di sessuale. Mamma mia, Felipe Anderson danza sul pallone. Ragazzi, Felipe Anderson, compratelo perché è veramente pazzesco. C'è il calcio d'angolo e il solita azione. Kane che prova a girarla, ma c'ha la mamma puttana oggi. Felipe Anderson, c'è questa bella apertura per William. Incredibile. Vediamo chi è più nigga. Perfetto, Gabriel Jesus più nigga. Gabriel Jesus prova la bordata dei 22 metri, ma non c'è. Procediamo, Dembélé, Fred. Incredibile. Kane, Felipe Anderson prova una skill incredibile. Tira, giro! Oh! Gabriel Jesus purtroppo subisce una scarpata in faccia. William, Pereira. Pereira incredibile, attenzione, Pereira la passa a Gabriel Jesus. Bravo, notte! Harry Kane che tiro dalla pasta al forma. Secondo tempo. Procediamo con Harry Kane. Attenzione, ci sono loro, ragazzi, sono loro dei problemi, mi bucano sempre le fasce perché sono troppo veloci. Aubameyang però fa schifo. Harry Kane di nuovo per Gabriel Jesus. Dembélé, Harry Kane di nuovo. Kane! Ma vaffanculo. Attenzione, ci siamo, Dembélé di nuovo. Attenzione Kane, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus lo salta. Gabriel Jesus prova il perfect shot. Attenzione, Felipe Anderson. Dembélé incredibile. Di nuovo c'è, ma non ci credo. Lucas incredibile. Attenzione, Lucas viene frantumato. Ha inserito lo Zano, ragazzi, questo. Ha vinto un contrasto contro Socrates e Dembélé, che sono il doppio di lui. La presa di FIFA, fai schifo. Fai schifo. Harry Kane, però c'è Felipe Anderson. Ragazzi, Felipe Anderson punisce tutti quelli che provano a mettersi contro lui perché è troppo forte. Non compratevi Neymar, c'è lui tanto. Attenzione perché c'è l'incredibile supporto di Matteo Barzaghi, che anche quest'oggi ci vede quanto è inutile il suo ruolo nella telecronaca di FIFA 19. Perché la differenza tra FIFA 19 e FIFA 18 è che c'è Matteo Barzaghi. Kane, di nuovo Jesus. Di nuovo Jesus, incredibile, la ributtiamo in mezzo. Felipe Anderson. Chi? Felipe Anderson. Sì. Ma che cazzo, ripartiamo noi. Robertson per Kane. Prova la Diciamo, per fortuna, mi stava venendo un po' lo schifo. Ripeto, siamo in divisione 3 e io vi consiglio, vi do questo consiglio, ragazzi. Piuttosto giocatevi la FUT Champions. A meno che voi non abbiate già la squadra fullata, salite di divisione. Però i premi sono gli stessi alla fine. Quindi il mio consiglio è, per dirvi, per la squadra che ho io, secondo me è bene restare in divisione 3. Quindi che cosa faccio io? Quando salgo troppo e sto per salire in divisione 2, mi metto, entro nelle partite e mi ritiro. Così almeno cerco di stare in divisione 3. Perché se io salgo, mi trovo le leggende, la gente che tryhard. Se i premi sono pressoché gli stessi, vi conviene stare nelle divisioni basse. Andiamo avanti! Facciamo così, dopo questa partita vi faccio vedere come funziona il sito, perché è veramente pazzesco. Ma noi siamo molto più forti perché abbiamo Gabriel Jesus. Attenzione, William. Jesus, la passa per Harry Kane. Però Harry Kane ha un ritardo proprio mentale. William. E ragazzi, io tiki-taka e poi prendo i pali. Perché porco! Andiamo con Robertson. C'è Felipe Anderson che manda
A spasso proprio gli avversari. Cioè, ragazzi, è troppo forte quest'uomo. Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, uno contro uno verso il portiere, neanche giallo. Questo gioco ormai è tiki taka. La passo a uno a caso. Tiro, gol di prima, perfect shot. Ragazzi, guardate questo schifo. Gol. Perché tanto i cross sono buggati. E questo non so se ha capito con chi ha a che fare. Felipe Anderson per Fred. Di nuovo Felipe Anderson. Ciao! Ciao! Pezzo di merda! Felipe Anderson! Mamma mia, tanta roba. Harry Kane, attenzione, l'uragano. Facciamo questa cagata. Questo è lo schifo di FIFA. Per questo io odio FIFA. Perché in Food Champions sono tutti così gol. Tutti così. E l'ho fatto anche io. Però sono tutti così. È noioso. Dembélé che viene assorbito da una presenza. Felipe Anderson. Ragazzi, Felipe Anderson è veramente la devastazione. William Jesus. Cioè ormai i gol sono 2-4-0. Questo non c'è capito niente. Tiri a giro di prima da fuori area e cross sul secondo palo. Foot Champions è concepito così. Bot per noi. Vi dicevo che ho iniziato a collaborare con Foot Gamer, che è un nuovo sito più completo rispetto al sito con cui collaboravo prima. Vi ricordo, c'è questo giveaway da 2 milioni di crediti. Quindi partecipate sulla loro pagina Instagram, perché potreste vincere 2 milioni di crediti. Per trasparenza io vi dico, collaboro come, vabbè, l'anno scorso collaboravo con l'altro sito, quest'anno collaboro con Foot Gamer perché io non voglio collaborare con l'EA Sport, perché fa giochi di merda. Quindi se anche voi odiate gli sport, ci sono queste altre soluzioni. I siti di crediti, che cosa sono sostanzialmente? Sono dei bot che fanno compravendita, accumulano crediti e poi li rivendono, ovviamente. Vi faccio vedere velocemente come funziona il sito. Primo è semplicemente comprarsi i crediti, quindi adesso i crediti costano 50.000 5 euro, quindi 500.000 sono 55 euro. Rispetto al sito precedente, qua risparmiate 10 euro. Questi 500k o ve li trasferite direttamente sulla PlayStation 4, se avete bisogno di capire come si fa ve lo posso spiegare, o altrimenti questi 500k li potete spendere sul sito e guadagnarne altri o perderli. Ovviamente ci sono le bets, che potete utilizzare i vostri crediti di FIFA 19 per anche le altre scommesse di Champions League, Serie A, eccetera. Questo è uno dei metodi. Come l'altro sito ci sono i foot pack. Andiamo a prendere un pack da 100k, andiamo a vedere se abbiamo culo. Anche questi ha sfigati. Abbiamo avuto sfiga, ma ne voglio aprire un altro col cazzo. No ragazzi, devo uscire. Siamo quasi in pari rispetto a prima. Ovviamente abbiamo guadagnato 126. Prima ne abbiamo persi 12. Siamo in guadagno di 14. Un altro metodo per farmare i crediti, che è la lotteria. Quindi io, per dirvi, io deposito 7000 coin e posso partecipare a un'estrazione. Questi sono i metodi alternativi. Ovviamente c'è anche il metodo classico, ovvero quello di comprare i crediti. Come per l'anno scorso, anche quest'anno si possono trasferire i crediti. Ci sono diversi modi per farlo. Se volete ve lo posso spiegare in un prossimo video. Quindi questo è Foot Gamer. Trovate il link in descrizione per partecipare anche al contest da 2 milioni di crediti. Ok, questo Goretzka credo che sia tedesco. Ora li facciamo mangiare una bella pizza. Robertson, Felipe Anderson, Fred. Che cazzo dici, tedesco del cazzo? Jesus, beccati sto Fabio Grosso nel sedere, brutto schifoso. Prende gol e ride questo. Abba. Pizza. Che cazzo vuoi? Tolisso. Ragazzi, questo mi sta... non mi prende Dembélé per fare il pressing con R1! Non va il tasto! Pizza. Cazzo vuoi? Stai zitto. Chiamo ti segno con Felipe Anderson. Si può prendere palo? Non si può! Non è incredibile, tiki taka, ragazzi, tiki taka. Men che... Guarda che schifo, non mi stanno venendo i tiri a giro. E neanche le rovesciate da calcio d'angolo. Cazzo ridi, tedesco. Guarda che ti segno di ro... Ma la puttana. Stiamo noi da... Lui ha chiesto la pausa, ragazzi. Probabilmente vorrà far entrare Lozano. Ma noi siamo lì con Felipe Anderson. Ragazzi, Felipe Anderson ha un botto tra l'altro di stamina. Guardate come... Cioè è imprendibile praticamente. Sono lucky man. Beccati sto Fabio Grosso di nuovo. Aha, Harry Kane. Zaha, vediamo se riusciamo a trollarlo. Potevo chiudere la partita. Devo soffrire ancora 2 minuti. Ma per fortuna il bene ha vinto, signori. Il bene ha vinto anche quest'oggi sul male. Questo era il motivo generale. Anche se vinco, però FIFA 19 l'odio comunque. Soprattutto perché l'altro giorno mi è capitato questo.
Lukaku ha tirato una testata al mio leno, il mio leno è finito in porta e gli ha segnato il gol. So che sembrerà irrealistico perché anch'io mi sono incazzato di brutto perché di solito da fallo, però questa volta non me l'ha dato. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando passate dal link in descrizione per il contest da 2 milioni, che tanta roba se riuscite a vincere, io sono sfigato, ovviamente non vincerò. Mi raccomando cliccate sulla campanella per trasformare il suo canale in una chiesa e non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo in un prossimo video, bella!